L'Eccomo Film Festival, incontriamo Carlos Casas, uno degli ospiti internazionali di questa manifestazione, che è dedicata al paesaggio. Chi meglio di Carlos poteva rappresentare con i suoi tre bellissimi corti che ha proiettato, quindi sotterraneo di questa villa, il paesaggio. Paesaggi difficili, paesaggi duri, alieni, estremi, no? Ci vuoi parlare velocemente di questi tre corti, che poi così corti non sono in realtà, ambientati in tre località, una lontana dall'altra, ma legate tutte da questa periferia, direi, no? Mm-hmm. Boh, questa trilogia che avete visto nel cantinato, nel sotterraneo, è una trilogia che parte dalla Patagonia, parte da un film dedicato a questo gruppo di persone che vivono in estrema solitudine, in Tierra del Fuego, alla fine della Patagonia, quasi alla fine del mondo. E il secondo film di questa trilogia è sulle tre generazioni che separano la vita di questo lago in Centro Asia, che separano la sparizione di questo lago all'esistenza, quando ancora i ricordi un po' delle vecchie generazioni di questo lago ancora produttivo, dove si pescava ancora. E il terzo film di questa trilogia è su una comunità di cacciatori di balene in Siberia. Allora, la mia volontà era cercare di creare questa sorta di diagonale, diciamo quasi precisa del paesaggio e soprattutto anche di queste comunità che vivono in questi estremi, no? La Patagonia è quasi l'opposto in Siberia. La Siberia. E questo unico deserto creato dall'uomo, che è il lago di Aral, che è la regione di Aral. No? Ecco, quando diciamo paesaggio, la parola italiana paesaggio lascia sottintendere un elemento puramente naturale, ma in realtà il paesaggio comprende anche l'uomo, e infatti sull'uomo più che altro hai incentrato il tuo lavoro, un lavoro antropologico vero e proprio. No? Cosa ti interessa degli uomini? Un po' su questa trilogia, che è nata senza sapere che andava a finire come trilogia, però la mia volontà era catturare queste persone, questi istanti in questi luoghi un po' allontanati dal centro, no? Dalla civilizzazione. E nel caso della Patagonia è la regione la meno popolata al mondo, mi interessava anche capire come vivono la gente là, come sopravvivono anche a questi paesaggi e soprattutto come catturare questi modi di vita e in certi aspetti dare la possibilità a questi modi di vita di essere un po' documentati, no? Di essere un po' raccolti e soprattutto dopo presentati in Occidente, presentati al centro, diciamo, della civilizzazione moderna, in giro per il mondo, in festival o in altri luoghi, e cercare di fare un legame, un contatto con lo spettatore e trasportarlo un po' nel modo più possibile a questi luoghi e a questi modi di vita che stanno sparendo. Ci sei riuscito, guarda, veramente con la tua bella fotografia, con il tuo sapere entrare proprio dentro questa famiglia di pescatori da tre generazioni. Ho vissuto veramente con loro per 20 minuti ed è stato davvero così emozionante, devo dire. Senti, si parla molto di periferie, ma anche le grandi città in qualche momento, in questo momento così diciamo sociale, soffrono di una solitudine. Anche in centro a Milano o a Madrid si può in qualche maniera trovare delle condizioni estreme. Ti sei mai interessato alla vita nei grandi centri urbani? In realtà sì, fra questi film che avevo fatto in questi luoghi estremi come la Patagonia, ho dedicato un film alla favela più popolata al mondo, che era Rocinha, a Rio de Janeiro, e lì era veramente il contrario totale, no? Era passare dalla regione meno popolata al mondo alla più popolata sicuramente quasi a chilometro quadrato. No? Lì anche la mia volontà era soprattutto documentare come si sopravvive in questi luoghi, come in questa favela, e soprattutto qual è il lato positivo di questi luoghi. No? Da solito abbiamo sempre quell'immagine del crimine,
nel traffico, eccetera. E mi interessava di più quelle persone che fanno veramente quei posti, che fanno quella favela, e soprattutto che creano quella comunità e che sono sempre, diciamo, la carabina, sempre un po' il mio lavoro cerca di dare voce a queste comunità, a queste gruppi di persone che magari da solito non hanno la possibilità, no? Tutto il lato negativo della favela è stato ultra documentato, presentato e sempre in tanti film, esatto, eccetera. Invece quelle persone, quel lato positivo, la parte buona. Parliamo anche un po' dell'aspetto tecnico, perché sì, i tuoi documentari ovviamente sono molto tecnologici anche, tra l'altro con una grandissima colonna sonora, dopo parleremo anche un po' della musica, che per te è un altro elemento espressivo molto importante. Ho letto nelle tue note che usi queste radiofrequenze, non ho capito esattamente bene che cosa significa. Beh, una delle grandi scoperte che ho fatto quando ho fatto questo viaggio in Patagonia è capire che le radiofrequenze, che tutta quella informazione che esiste, diciamo, nell'intorno, nell'atmosfera, era parte integrante di quel paesaggio, no? E per me documentare quel paesaggio era inevitabile incorporare tutte quelle radiofrequenze, dalle radiofrequenze che si usavano per comunicare fra queste persone che abitano a grande distanza, per quello dei dialoghi, delle conversazioni che esistono, ma anche di tutto quello sistema, diciamo, di frequenze che in aspetti anche sonori abita quel luogo, no? E che sono delle volte le basse frequenze o anche per esempio onde medie, che contengono per me informazioni di quel luogo, no? Anche a livello atmosferico, anche a livello della memoria del luogo, no? Questa è una cosa assolutamente nuova per me, non avevo mai sentito parlare di questa ripresa, diciamo così, di quello che contengono le radiofrequenze. Lavorando in una radio mi ha molto interessato proprio questo discorso. E come mi interessa anche la musica, tu hai appena finito da pochissimo la tua presentazione legata proprio all'immagine e alla musica, che come la musica si sposa con il documentario? Normalmente i documentari siano tutti una colonna sonora, quelli di vecchio stampo, diciamo così, una colonna sonora piuttosto di magari dalla musica classica a queste musiche un po' inconsistenti. Tu invece la musica è veramente importante. Chiaro, per me, come dicevo, tutta quella informazione che esiste, no? Nell'area e nelle frequenze, e soprattutto anche la storia del luogo, no? Le musiche tradizionali, le voci, anche i ritmi che esistono in ogni regione, sono totalmente autoctoni e soprattutto ti danno un certo tipo di informazione del luogo, no? E per quello ogni volta che viaggio in questi luoghi tento di documentare tutto quello, di un po' prendere, fare una sorta di colletta di tutto quello che esiste a livello sonoro, già sia, come dicevamo, tutte le frequenze che esistono, e delle volte uno può capire molto di più ascoltando la radio di questi luoghi piuttosto che ascoltando una conversazione, no? Che tipo di musica ascoltano, che tipo di, come la musica pop si mescola con la tradizione, o soprattutto delle volte anche come esistono quelle musiche tradizionali, che nel caso quello che abbiamo visto adesso di Avalanche è una musica che è molto nella radice della sua spiritualità e nella radice del quotidiano, no? La usano quasi quasi come se fosse un modo di collegarsi fra loro, già sia in qualsiasi evento di raggruppamento sociale, e anche come un modo quasi quasi di educare la nuova generazione, no? I ritmi, le voci, quelle poesie, eccetera, servono anche in modo, una sorta di modo di collegare queste strutture sociali. Ecco, il documentario, per chiudere, il documentario sta tornando ad essere molto importante anche in tutta la produzione cinematografica, forse anche queste piattaforme come Netflix, eccetera, hanno aiutato molto, no? Per cui c'è una rinascita del documentario, da sempre anche all'Academy lo premia con un Oscar, che secondo me è meritatissimo per chi fa questo tuo lavoro. Continuerai dunque con il documentario, o un pochettino magari anche la fiction ti attrae in qualche maniera? L'ultimo film è una sorta di incrocio fra l'idea del reale e l'idea della ficzione, no? Allora, per me è sempre stato questa frontiera è sempre stata un po' non delimitata, no? Per me
c'è stato sempre un modo di costruire, ovunque tu posizioni la tua telecamera stai già in certo modo creando una finzione. Un po' come Rosi, esatto. Fuoco al mare. C'è una realtà che è molto forte adesso, soprattutto nel documentario, di creare questa sorta come di incrociamento. Che viene anche della predominanza del linguaggio documentario e soprattutto la stessa cosa nel linguaggio cinematografico. Si usano magari i linguaggi del documentario per rappresentare il reale, quando in realtà non lo è. E lo stesso facciamo i documentaristi, usiamo il ficzione per ficzionare delle volte un elemento documentario. Allora credo che in questi tempi adesso c'è veramente una sorta di miscela, di incroci fra questi due linguaggi. Molto interessante. Benissimo, la classica domanda finale, stai facendo qualcosa nel tuo programma futuro, hai qualcosa... Ho appena presentato il mio ultimo film in questo festival in Francia, che è un film su un cimitero di elefanti, e di nuovo è una sorta di ficzione che parte da un mito, da questo mito del cimitero di elefanti, e sono andato un po' a ritracciarlo fino a Sri Lanka, e ho lavorato lì con un elefante, insomma. Come si intitola? Cemetery. Ah, Cemetery. Interessante, allora lo aspetteremo, ci sarà la possibilità di vederlo magari anche prossimo festival qui a Como, magari anche prima, perché no. Una curiosità proprio finale, il tuo film sul lago Aral finiva nel 2010 e c'era una speranza che il lago tornasse a rivivere. Sono passati 9 anni e il lago com'è? Sempre più asciugato. Sempre più asciugato. Nella parte nord del Kazakistan hanno riuscito a contenere un po' quello che era l'arrivo del fiume, invece dalla parte sud tutte quelle deviazioni che erano state fatte dal periodo sovietico non sono state possibili di rintracciarle e l'acqua del fiume non arriva proprio, è veramente un deserto, è peggiorato tantissimo. Complimenti ancora a Carlos Casas, ospite qui a Como. È stato un piacere veramente vedere i tuoi lavori. Grazie mille. Grazie mille.